buon ritiro a tutti. Abbiamo la seconda meditazione alle 12:15 e poi alle 12:30 il pranzo. Abbiamo una preghiera iniziale, se vogliamo iniziare con la preghiera. Quindi, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre mio, io mi abbandono a te, fai di me ciò che ti piace, qualunque cosa tu faccia di me ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, perché la tua volontà si compie in me e in tutte le tue creature. Non desidero nient'altro, mio Dio, e pongo la mia anima nelle tue mani. Ti adoro, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo, ed è per me un'esigenza d'amore di perdonarmi e rimettermi nelle tue mani senza misura, con una confidenza infinita, perché tu sei il Padre mio. Bene, buongiorno, buona Quaresima, buon onomastico a Giuseppe e buona festa ai papà. Bella l'introduzione di questa giornata dedicata, come avete visto dalla proposta, al Dio straniero, e dovremmo vedere in che modo il Dio straniero sta insieme a Gesù e alla fraternità universale. È bella la preghiera perché Charles de Foucault, sappiamo, no, ha fatto l'esperienza della missione tra i musulmani, lì ha trovato il martirio, ha desiderato per anni che qualcuno si associasse alla sua follia, ma non l'ha trovato, come era prevedibile, e quindi ha vissuto un po' da eremita questa sua esperienza solitaria, e però appunto lui ha fatto l'esperienza di essere straniero, come fa qualsiasi missionario. Ovunque vada, ci va da straniero. E però va dove va perché è convinto di trovare fratelli e sorelle. Allora, Dio è sempre per noi e deve restare per noi sempre un po' straniero. Questa è un po' la, come dire, la parte spigolosa della faccenda che adesso cercheremo un poco di illustrare. Ecco. Ma non nel senso che sta per conto suo o fa quello strano, sapete, strano, straniero hanno la stessa radice, no? Strano, straniero, estraneo. Ecco, Dio è straniero ma non è estraneo. Dio è straniero perché è anche un po' strano, ma non è estraneo alle nostre vicende, anzi, è il più familiare che c'è, direbbe Agostino, no? Tu sei il più intimo del mio intimo. Agostino, quando uno ha delle eredità, è così. Non l'ha detto lui, cioè, Sant'Agostino di Ippona, tanti anni fa. Ecco, e quindi è questo il paradosso, no, della nostra relazione con Dio, è il più intimo ed è così strano. E cercheremo di capire come e perché questa è una grazia e non è solo una fatica. E qui, per esempio, vedete la preghiera di Charles de Foucault, no? Si può interpretare in due modi. Il primo modo è questo, di dire: e beh, Dio è Dio, quello che vuole lui, volontà di Dio, accetto tutto. Qui quando sento queste robe mi vengono i brividi. Sono pronto a tutto, accetto tutto, perché la tua volontà si compie in me e in tutte le tue creature. E in genere, almeno a me capita così, no? Quando si dicono queste cose vengono in mente le cose brutte. Accetto tutto, cioè domani mi succede una disgrazia, accetto tutto. Ora, qui la questione seria è: perché la tua volontà si compie in me. Cosa vuole Dio?
Beh, Charles de Foucault inizia e conclude questa preghiera con Padre mio, può un padre volere il mio male? Sei un padre? Certo, qualcuno potrebbe dire, sì, ma è un padre un po' strano. Sì, ma la stranezza di Dio non sta nel fatto che è padre, ma qualche volta non fa il padre. Perché il Vangelo su questo è chiarissimo. Voi che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli. Quanto più di paternità, non quanto meno. Dice, fa il padre, però qualche volta deve fare l'imperatore, quindi non è che può fare proprio il papà. No? Sapete la tragedia greca, no? Di quello lì che deve uccidere la figlia perché ha sepolto il fratello. Era un re, aveva due figli. Il maschio cerca di prendergli il trono e lui lo uccide. E lo lascia senza sepoltura, che vuol dire la sua anima è condannata a vagare, no? A non trovare riposo, eccetera, eccetera. Allora la figlia, la prima obiettore di coscienza della storia, dice: ma è mio fratello. La pietà mi impone di dargli sepoltura. E il re le dice: guarda che se lo fai io non potrò comportarmi con te da padre, dovrò fare il re, perché il re deve far rispettare la legge. Quindi se lo fai ti dovrò uccidere. E lei lo fa. E lui la uccide. Noi purtroppo abbiamo questa malsana tendenza a immaginarci Dio come un imperatore. E quindi sì, fa il papà, però certe volte deve fare anche quello che... Se fa il papà, anche quando sgrida, anche quando punisce, lo fa da papà. E da un papà che quanto più buono del migliore dei nostri padri, che resta sempre un po' cattivo. Questo è questa la stranezza di Dio. È straniero nel bene, non perché no, è minaccioso. È chiaro? È straniero nel senso che non abbiamo mai raggiunto con lui una familiarità che sia completa. Non potremo mai dire di Dio lo conosco. Guardate, io insisto su questa cosa, non soltanto perché mi sembra che renda interessante, no, il cristianesimo, soprattutto per quelli giovani, dice, ecco, ma c'è ancora qualcosa da capire? Sì, c'è ancora tanto da capire, c'è sempre una novità. Il Vangelo è sempre nuovo. Cosa vuol dire? Che non è mai capito, no? Del tutto, se no non è nuovo. Sai già, confermi. Ma se è nuovo, proprio nuovo, vuol dire che ci sono delle sorprese ancora da scoprire lì, o no? E questa è proprio la questione seria della riforma della Chiesa. Papa Francesco non l'ha detto così, ma è evidente. La riforma della Chiesa, già suggerita dal Concilio e scritta nel suo programma in Evangelii Gaudium, intende far passare la Chiesa dal paradigma gregoriano, adesso spiego cosa vuol dire in una parola per quel che ci interessa, al paradigma... Come chiamarlo? Io lo chiamerei biblico, perché non è un caso che il Concilio, per suggerire la necessità di cambiare le cose, abbia dovuto tornare alla Bibbia e ai padri della Chiesa. Ha fatto questa operazione. La riforma gregoriana ha tanti punti, ma sul punto della verità, della dottrina, diceva così: la Chiesa ha già tutta la dottrina, deve solo custodirla e impararla. Per cui c'è ancora una ricerca da fare, sì, nella misura in cui tu non hai ancora imparato tutto, ma quando avrai letto tutti i catechismi che ci sono da leggere, tutti i libri che ci sono da leggere, basta. No, la verità ha già, cioè scusate, la Chiesa ha già la verità tutta intera. Per
arrivi al Concilio Vaticano II e si legge così: la Chiesa è in cammino verso la verità tutta intera. Allora è chiaro che cambia proprio lo sguardo, eh? Cambia proprio lo sguardo, vuol dire che qui dentro, no, c'è già, Dio ci ha detto tutto quello che ci doveva dire. Sì, e in questo la riforma gregoriana aveva qualche ragione. Però nessuna generazione potrà mai dire di averlo compreso. C'è uno sviluppo anche dell'intelligenza, della fede, della comprensione. Quindi in un certo senso è vero che la rivelazione di Dio non è terminata, continua. Dio continua a parlare. Dio continua a parlare, a spingerci verso comprensioni rinnovate di Lui, di noi e degli altri e del mondo. In questo il grande teologo francese Teilhard de Chardin, che vedeva, no, proprio, no, l'umanità in cammino verso il punto Omega, che è Cristo glorioso, no? Tutto in cammino verso la salvezza, non aveva tutti i torti. Lo diceva prima del concilio, ha subito delle punizioni esemplari per quello che diceva, e vabbè, questo capita ai profeti. E vabbè. Ecco, allora noi siamo in questa, ci mettiamo volentieri, almeno io mi metto volentieri, poi voi decidete, insomma, vedete voi, ecco, se vi piace una cosa più statica, più tranquilla, perché è chiaro, no? L'opzione tradizionale, tradizionalista, promette tranquillità. Dice, guarda, sei proprio tranquillo, lì è già tutto chiaro. Basta imparare un linguaggio che all'inizio è un po' strano, ma dopo è come l'algebra, no? Quando entri dentro che capisci che A, B, Z, X, Y vogliono dire quelle robe lì, vai, no? Pam, 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 pam. È una roba matematica, appunto. Quanto sia viva poi c'è da discutere, ma insomma, a qualcuno piace così, per carità. Lo lasciamo morire tranquillo così. Ecco, però per chi vuole invece ritrovare viva questa parola nella sua vita, e allora forse conviene mettersi dentro questo cammino. Sicuramente questa fu la scelta di Israele. Israele fa questa esperienza, incontra, fa un'esperienza di Dio che è anomala, assolutamente anomala. Lui poi si guarda intorno, poi te li vedi, no? Sti ebrei, un po' scassati perché Dio va a prendersi gli schiavi in Egitto, quindi non è che proprio fosse gente, no? La creme della storia, va a prendersi questi qui in Egitto, gli manda uno che sì, è stato figlio del faraone, ma nel frattempo fa il pastore, quindi fa il pastore di Amadian, manda lui a trattare col faraone la restituzione del popolo, e va bene, poi questi cominciano di sorpresa in sorpresa, dico, ma questo qui è un Dio strano. E cercano, si guardano intorno e dicono, ma in Egitto non era così. Cioè gli dei dell'Egitto non sono così. Poi arriva Canaan e dice, ma anche qui gli dei di Canaan non sono come il nostro Dio. O meglio, il nostro Dio non è come gli dei di Canaan. Già solo il fatto che è uno, invece che tanti. Poi vanno in esilio a Babilonia e dice, te, ma anche qua. E gli viene il dubbio, perché dice, ma se in Egitto, a Canaan e in Babilonia gli dei sono diversi, ma il modo di pensare la divinità è uguale, forse sbagliamo noi, no? E allora cominciano a lamentarsi con Dio, ogni tanto, perché gli ebrei sono orgogliosi di essere diversi, ma gli è sempre pesato, giusto? Perché le ha sempre prese. E dice, se tu sei così diverso, ci fai diversi anche a noi. Tu ti presenti e noi facciamo l'esperienza che tu sei un Dio strano, straniero, e ci fai diventare stranieri ovunque andiamo. Noi questa cosa l'abbiamo dimenticata. La lettera agli ebrei e la prima lettera di Pietro ce lo ricordavano. Siamo stranieri e pellegrini sulla terra.
ma noi questa cosa l'abbiamo dimenticata, faticosa. Adesso il Papa dice uscite, e uscire vuol dire non stare in casa, cioè non stare tra cose familiari, ma a confrontarsi con l'alterità. Uscite vuol dire là fuori c'è un mondo, no? Vai a visitarlo, come ha fatto sempre Dio. E gli esodi ci rendono forestieri, inevitabilmente. Ma questa è una cosa facile da capire, no? Cioè, se tu hai fatto un cammino serio di fede e incontri uno con cui hai fatto le elementari, no? Stesso paese, stessa lingua, stessa cultura, stessa mentalità, stessa, eppure che diversità. Dio ci rende strani, Dio è strano e ci rende strani. Sapete, la parola ebreo, ivri, vuol dire colui che sta dall'altra parte. È l'altra, l'ebreo è sempre l'altra parte, l'altro. Ce l'ha nel nome che è straniero. Per non parlare poi dopo la distruzione del Tempio ad opera dei babilonesi, l'inizio della diaspora, dispersi in tutto il mondo, piccole comunità dentro società che non sono ebraiche. Questa è l'esperienza che fa Israele. È lì che incontra il Dio della salvezza, il quale chiede anche un compito, una missione a Israele, una missione sulla quale Israele ha stentato, e forse Gesù su questo ha dato un impulso diverso, profondamente diverso, ma era già chiaro nell'elezione di Abramo, doveva essere già chiaro, dice io ti chiamo. La prima cosa che devi fare è lasciare la casa di tuo padre, la patria. Devi fare lo straniero. Perché? Perché così porterai benedizione a tutte le famiglie della terra. Bestiali. Se la vogliono che vengano qui, no? Gliela diamo, la benedizione. No, devi andare tu da straniero presso gli altri, chiedendo ospitalità e portando la benedizione. Era già chiaro, eh? Era già chiaro. Era già chiaro. Ecco, noi facciamo allora questa esperienza in continuità con Israele. Gesù era un ebreo, i primi cristiani sono ebrei. Facciamo in continuità con Israele questa esperienza, l'esperienza di essere resi un po' strani, stranieri in questo mondo, dall'aver incontrato il Dio strano, straniero. Pensate cosa vuol dire per il popolo di Israele ricordarsi che i suoi avi, Abramo, Isacco e Giacobbe, non erano ebrei, erano di Ur dei Caldei, Ur dei Caldei, attuale Iraq. Cioè, loro raccontano la loro storia, le loro origini, e il loro antenato non è ebreo, è un caldeo. Sapete i caldei poi chi sono? I babilonesi, quelli che distruggeranno il Tempio. Le ironie della storia, no? Il nostro padre era Abramo e veniva dall'Iraq. Il nostro distruttore è Nabucodonosor e viene dall'Iraq. In compenso il nostro liberatore, Mosè, c'ha un nome egiziano. Mosè non è un nome ebraico. E a Israele piace custodire l'ironia di questa memoria. Perché, capite, sposta continuamente le cose. Anche quando Israele dovrà, si dirà, ma noi siamo ebrei di nascita, la nostra etnia, cioè tu vai in Israele, c'è da ridere, c'è un ebreo bianco come il latte, coi capelli rossi, un altro ebreo che non lo distingui da un palestinese, un altro ebreo che è africano, un altro dice scusa ma a chi è che vuoi far credere
di essere una razza tu. E infatti loro poi sorridono, no? Dice, ma chi ha mai parlato di razza? Cioè, sì, nel senso che, no? Tu vuoi essere ebreo? In qualche sinagoga liberale te la fanno, la genealogia che risulta che c'hai una mamma ebrea da qualche parte, perché basta quello. E allora capite, no? Non so, non mi piace questa cosa, a me sembra così bello, no? Così, così, no? Strano, strano, se è strano. Ecco, quando Israele incontra allora questo Dio, comincia a fare l'esperienza di una differenza, che lo segna profondamente. Lo segna profondamente. E allora qui, appunto, sempre sarà tentato dai due estremi, no? O isolarsi in maniera orgogliosa e dire, voi, oppure rinunciare a questa differenza e omologarsi. Molti ebrei raccontano, sopravvissuti, raccontano che durante il nazismo, è durante il nazismo che si sono ricordati, raccorti di essere ebrei. Perché i nazisti andavano a fare, no, tutte le ricerche, ma loro si erano dimenticati. Erano talmente, come dire, omologati alla cultura tedesca, alla lingua tedesca, non sapevano più, non praticavano, avevano perso la memoria della loro identità ebraica. Gliel'ha restituita traumaticamente il nazismo. E gliel'ha restituita così, voi siete diversi. E qualcuno si è ricordato che questo era scritto nella Bibbia. E dice sì. E sì, perché? Perché Dio è diverso. Dire che Dio è tre volte santo, vuol dire che il Santissimo, vuol dire che Dio è tre volte diverso, strano. Santo, kadosh in ebraico, vuol dire diverso. Infatti le cose sante sono cose separate, diverse da quelle, no? E tu prendi un pane, no, lo consacri, non è più un panino, è diverso dagli altri pani, anche se è pane. Essere consacrati a Dio, come Israele sa di essere, li rende diversi. Ecco, però Isaia ci consegna questa immagine straordinaria. Guardate che qui siamo probabilmente ancora prima dell'esilio, quindi è un testo antico. Il capitolo 19 inizia, vedete la parte in corsivo, è una lunga tirata contro gli egiziani, una minaccia. L'Egitto, attenzione, l'Egitto nella Bibbia è ambiguo, è ambivalente. L'immagine dell'Egitto è sicuramente l'immagine dell'oppressione, della schiavitù, quando i nostri padri erano schiavi del faraone, eccetera, eccetera. Ma l'Egitto è anche l'immagine del mondo. Nella storia di Giuseppe, per esempio, un ebreo, Giuseppe, venduto schiavo agli egiziani dei suoi fratelli, salva l'Egitto e diventa il vice faraone. Capite? E la storia di Giuseppe serve a dire che gli ebrei stanno in mezzo al mondo per salvare il mondo, per contribuire al bene dell'umanità in mezzo alla quale vivono. Geremia, per esempio, scrive una lettera ai primi deportati a Babilonia che dice così: oh ragazzi, guardate che dovete star lì un po', vi conviene pregare per Babilonia. E io mi immagino quando hanno ricevuto quella lettera lì, erano schiavi a Babilonia, dicevo, come pregare per i nostri aguzzini? E Geremia dice, eh sì, perché se le cose vanno male a Babilonia, va male anche per voi, È il mondo, è la barca su cui siamo. Vi ricordate Paolo che viene portato a Roma per il giudizio e fa naufragio sulla nave, c'è una tempesta, e lui cosa dice? Oh Dio, bene, affonda la nave, così muoiono tutti i romani.
Oppure dice: Signore, ti prego, salvali. Fallo per me, ti prego, salva. E li salva. La nave si perde, ma loro si salvano. È questo, no? Noi siamo nella nave. Possiamo decidere se fare come Giona, che dice: Vabbè, io vado nella stiva, dormo. Se affondiamo, non mi accorgo neanche di morire. Missione compiuta, chi se ne frega. Tutti gli altri si danno da fare a salvare la nave, lui dorme. Esattamente il contrario di quello che farà Paolo. E anche nel libro di Giona, è chiaro, no? L'autore polemicamente dice: un ebreo non dovrebbe far così, dovrebbe darsi da fare per salvare la nave. Eh sì. E quindi l'Egitto è tutte e due le cose, no? È odiato ed è amato, eh? È odiato ed è amato, perché l'Egitto rappresenta anche la civiltà, rappresenta, no? Un certo grado di evoluzione, rappresenta la potenza militare, rappresenta una certa raffinatezza di cultura, eh? Ci sono delle influenze chiarissime nella Bibbia, che vengono dalla sapienza egiziana. Quindi gli ebrei l'hanno studiata. Vuol dire che ci trovavano delle cose interessanti lì dentro. E sempre saranno così, eh? Sempre. Custodi di una differenza, ma anche curiosi della sapienza del mondo per quello che ha di buono e addirittura capaci di contribuire alla sapienza del mondo con la loro intelligenza, con la loro intraprendenza, eccetera. Ecco. In questo sarebbero stati un modello interessante anche per la Chiesa, potrebbero diventarlo adesso. Perché è vero che hanno delle punte di arroganza, no? Nella loro identità, ma guardate che il mondo, per esempio in Europa, non vede tanto diversamente i cristiani. Stessa arroganza. Noi abbiamo la verità. Noi siamo quelli bravi, gliel'abbiamo detto per secoli, facendo peraltro delle guerre immonde, no? Ecco. Sapete che il laicismo europeo nasce dal fatto che tra cattolici, protestanti e quant'altro, e prima gli eretici e poi dopo quelli e quegli altri, qui abbiamo fatto guerre per 2 secoli. La gente non ne poteva più. Diciamo, ma basta. Non possiamo essere atei, che stiamo più tranquilli. E oggi noi ci meravigliamo, diciamo, ma questi qui dell'ISIS, ma sono matti, no? È Dio, la religione. L'abbiamo fatto noi qualche secolo fa. Vabbè, comunque, qui poi ci sono gli storici, diranno meglio, no, la cosa. Però è chiaro che, insomma, è il momento anche di una profonda autocritica, credo. E dobbiamo ritornare un poco sulla nostra storia, perché è nostra, eh? Il fatto che noi non c'eravamo allora, però noi ereditiamo e quindi noi siamo responsabili in qualche modo di quello che i nostri padri e le nostre madri hanno fatto o non hanno fatto a suo tempo. Bene, qui c'è una tirata allora contro l'Egitto, no? Dice che Dio sta per entrare in Egitto, entra in Egitto, cavalca su una nube leggera, entra in Egitto, crollano gli idoli dell'Egitto. Quindi c'è una cosa, poi la potete riprendere piano piano nel momento della meditazione. E l'autore accumula, immagini negative di distruzione, di giudizio. Aizzerò addirittura Dio, no, li aizza uno contro l'altro, fa venire una guerra civile. Aizzerò gli egiziani contro gli egiziani, combatterà ognuno contro il proprio fratello, ognuno contro il proprio prossimo, città contro città, regno contro regno. Lo spirito che anima l'Egitto sarà stravolto e io distruggerò il suo progetto. Eccetera, eccetera. Ecco, poi dopo, vedete, c'è una parte in prosa che spezza un po' la logica anche,
no, proprio formale del testo, e dice così: in quel giorno gli egiziani, scusate il maschilismo del testo, ma Isaia si sa non era proprio del XXI secolo, a parte che si poteva trovare una cosa così anche nel XX secolo, eh? No, sbagliato, anche adesso. Però vabbè. In quel giorno gli egiziani diventeranno come femmine, tremeranno e temeranno al vedere la mano che il Signore degli eserciti agiterà contro di loro. Io non so che esperienza aveva costui delle femmine, ma magari qualche volta tremassero e temessero, un po' di più, ma non risulta, non risulta. Vabbè, comunque, al vedere la mano che il Signore degli eserciti agiterà contro di loro. Quindi è ancora in continuità, no? Con quello che ha appena detto. La terra di Giuda sarà il terrore degli egiziani. Quando se ne parlerà, ne avranno spavento a causa della decisione che il Signore degli eserciti ha preso contro di loro. Quindi usa lo stesso registro, no? La stessa logica. Gli egiziani hanno spadroneggiato, spadroneggiano perché usano il potere in un certo modo. Verrà il momento in cui si ribalteranno le sorti. Noi avremo il potere, no? E loro tremeranno come femmine quando sentiranno parlare di Giuda. E te ti viene da sorridere perché dici: ma non è che è quello che succede agli ebrei quando sentono parlare dell'Egitto adesso? No? Perché se sta questo ribaltamento, probabilmente è questa l'esperienza. L'Egitto ci fa paura. Verrà il momento in cui Canaan, la terra di Israele, Giuda, quando gli egiziani sentiranno Giuda, tremeranno come adesso noi tremiamo quando sentiamo Egitto. Però qui comincia una cosa strana. In quel giorno ci saranno 5 città nell'Egitto che parleranno la lingua di Canaan e giureranno per il Signore degli eserciti. E usa qui, sapete, nel Primo Testamento quando c'è Signore si usa il nome proprio di Dio, Yahweh. Quindi usa proprio il nome del Dio di Israele, il nome proprio. Ci saranno in Egitto 5 città che parleranno la lingua di Canaan e giureranno per il Signore. Giurare per il Signore degli eserciti vuol dire quello, questo. Saranno alleate di Dio. Chiaro? Cioè, saranno Israele. Una di esse si chiamerà Città del Sole. L'ironia della sorte farà sì che i romani chiameranno Gerusalemme Eliopoli, città del sole. Vabbè. In quel giorno ci sarà un altare dedicato al Signore in mezzo alla terra d'Egitto e una stele in onore del Signore presso la frontiera. Sarà un segno e una testimonianza per il Signore degli eserciti nella terra d'Egitto. E uno dice: addirittura qui il profeta allude a una conquista? Cioè gli ebrei da schiavi diventeranno conquistatori dell'Egitto? No, sono 5 città, parlano la lingua degli ebrei, giurano per il Signore, ci sono i segni della testimonianza, della presenza del Signore e della relazione con Lui. Addirittura c'è l'esperienza della salvezza. Quando, di fronte agli avversari, invocheranno il Signore, allora Egli manderà loro un salvatore, un goel, un riscattatore, che li difenderà e li libererà. Come fa con noi, in Egitto. E sono città egiziane. Non perché ci abitano degli ebrei. Sono egiziani. Ma come può succedere questo? Perché? Perché il Signore, dice il testo, si farà conoscere agli egiziani.
e gli egiziani riconosceranno in quel giorno il Signore, lo serviranno con sacrifici e offerte, faranno voti al Signore e li adempiranno. Ma non perché diventano ebrei, sono egiziani. Potremmo dire con il nostro linguaggio, anche loro sono figli di Dio, perché Dio è creatore, è Dio di tutti. Il Signore percuoterà ancora gli egiziani, non questi delle città, ovvio, delle sue città, gli altri, li percuoterà ancora, ma una volta colpiti li risanerà. Essi faranno ritorno tutti stavolta al Signore ed egli si placherà e li risanerà. E sentite qui che meraviglia. In quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto verso la Siria, i due grandi nemici storici. L'Assiro andrà in Egitto e l'egiziano in Assiria. Bello. Amici. E gli egiziani renderanno culto insieme con gli assiri, pregheranno insieme. E Israele? In quel giorno Israele sarà il terzo con l'Egitto e la Siria, il mediatore. Una benedizione in mezzo alla terra. Ecco come rappresenta il suo ruolo Israele nella storia. Una benedizione in mezzo alla terra. Una benedizione per la terra, per tutti. Li benedirà il Signore degli eserciti dicendo: benedetto sia l'egiziano mio popolo, l'assiro opera delle mie mani e Israele mia eredità. Ora, gli assiri o assiro-babilonesi sono quelli che hanno distrutto prima il regno del nord, Israele, e poi il regno di Giuda. E gli egiziani sono quelli che hanno imposto una dura schiavitù agli ebrei per parecchi decenni. Capite? Non dice gli eschimesi saranno bene accetti, tanto chi li conosce quelli, vabbè. No, dice proprio i vicini che sono stati cattivi con noi. Allora, come è possibile che accada questo? Com'è possibile che Israele abbia uno sguardo, sia pure il profeta Isaia, che non è proprio Israele, cioè uno dei vertici, ma insomma, uno poteva anche dire, no, visto che è un vertice, ma dice delle cose strane, buttiamolo via, teniamo altri profeti che dicono delle cose un pochino più alla porta. Perché l'hanno custodita sta parola, gli ebrei, fino ad oggi? Perché se uno la legge e, no, e la attualizza, dice, scusa, tu Israele dovresti essere il mediatore, che ne so, tra i palestinesi e... perché fai i muri? In che modo sei benedizione per la terra che abiti? No? E lo diciamo di Israele, ma lo potremmo dire di tanti cristiani, che stanno piantati in alcuni posti dove invece che benedizione fanno danni. Allora, è chiaro, no? È una visione, si direbbe, però un po' troppo alla svelta, escatologica, no? Dice, ecco, un giorno sogniamo. Va bene, ma per sognare questa cosa, sognarla, bisogna desiderarla. La desideriamo? Noi desideriamo una pace così? Ecco, Isaia propone al popolo questa immagine, dice il Signore vuole questo, vuole che noi siamo il terzo tra la Siria e l'Egitto, tra i nemici, grandi nemici, che noi facciamo gli intercessori, che noi favoriamo l'incontro,
che noi permettiamo una preghiera comune, che noi diffondiamo benedizione. Allora aveva ragione il Maharal di Praga, grande pensatore ebraico del medievale, che diceva: noi possiamo capire l'esperienza degli stranieri perché siamo stranieri ovunque andiamo. Noi possiamo capire quelli fuori posto perché siamo sempre fuori posto, non siamo mai a posto. Noi possiamo capire la fatica di chi deve chiedere ospitalità perché noi abbiamo sempre dovuto chiedere ospitalità. Ma sapete, questa è la fatica che ha sempre fatto anche Dio, che sempre quando si è donato agli uomini è stato accolto, è stato visto come uno strano o uno straniero. E troppo spesso nella storia l'abbiamo voluto addomesticare e l'abbiamo trasformato in un idolo. Bisogna avere il coraggio di stare invece in relazione con questo straniero che ci inquieta. Ci inquieta. Come ci inquietano gli stranieri. Come ci inquieta l'alterità, la diversità, sempre. Sempre ci inquieta. E infatti gli ebrei, che non erano anche furbi, no? Dicevano: guarda Dio, ah Dio straordinario, bellissimo, è anche strano, sì, da pensare, però non stagli troppo vicino, eh. Soprattutto non chiedere mai che ti appaia, perché se lo vedi muori, eh. Bella questa cosa, cioè guarda che è una roba bestiale, ti bruci, eh. Quindi un po' da lontano, è un po' come il sole, non può mai guardarlo dritto, dritto, ti bruci gli occhi. Capite? Bello, no? Bello. E insieme però con quel sorriso, no? Di chi dice: sì, ma cioè, capito in che senso lo dico? Non lo puoi addomesticare, ma la sua bontà è straordinaria. Lui vuole questo. Certo, è straordinaria e anche imbarazzante. Dice: scusa Dio, ma ci avevi promesso, bello, e iniziava bene sto capitolo 19, no? Perché ci dava tutto il godimento di vedere i nostri nemici storici, no? Ridotti, no? Proprio a polpette, fatti a fettine. E poi dopo dici: però, no, la cosa è che ci troviamo insieme a fare una bella preghiera. No? La vendetta, e la giustizia, direbbe qualcuno, va bene la misericordia, ma la giustizia. Era già così, già nel Primo Testamento era così, poi vedremo che anche Gesù si sente dire: ma come, tu sei così forestiero da non sapere? Anche a Gesù è toccato di passare da straniero, che pure non è quasi mai uscito da Israele, per quel che sappiamo dai Vangeli. Va bene, ci vediamo alle 11:15. Ecco, magari sarebbe opportuno in questa oretta, se riuscite anche a dare una lettura, sia pure veloce, a Luca 24, così almeno dopo la meditazione. Darla.